La chiamano la piccola Bergamo ed è la comunità dei bergamaschi a Butuverà in Brasile. Qui il 90% della popolazione parla dialetto misto al portoghese e ha conservato le radici orobiche nonostante sia la terza generazione, nata ben lontana da quella terra lasciata dagli avi con la valigia di cartone alla fine dell'Ottocento. Bergamaschi, soprattutto caravaggini, orgogliosi delle loro origini. In Brasile la famiglia ha cominciato nell'anno del 1876, quando gli italiani sono partiti in America, iga trovare la terra, iga fai le ca, iga fai le strade, solci gira mia, i sa mantenic unic. E mego bella pensata in all'Italia, ma messo mia in ita fino adesso, perché go mio papà e mia mamma ca, go a mona sorella, ma go la cittadinanza, go i documenti, go tutto. Grazie all'ente Bergamaschi nel mondo e ai suoi circoli, la comunità di Butuverà è più unita che mai, tanto da aver costituito la corale Giuseppe Verdi in visita a Bergamo per una serie di concerti. Canti rigorosamente in dialetto bergamasco e uno dedicato alla Madonna, Signora di Aparecida, patrona del Brasile. Alla delegazione si è unito padre Nelson Tacchini, originario di Bergamo, che per la prima volta ha fatto visita nella terra dei suoi nonni. Sempre ho voluto la voglia di venire a Bergamo, conoscerle, e sto bene qui. Sono molto contento e vedo che è una città molto bella, buona, né? E mi sento a casa. Il legame con Bergamo rende fiero anche il presidente onorario dell'ente Bergamaschi del Mondo, l'ultra novantenne Santo Locatelli. Mancava un sacco di gente, io personalmente ho verificato a Zogno, c'erano 600 persone che non risultavano, abbiamo fatto un'indagine, erano tutti all'estero, da lì è nata l'idea di creare l'ente Bergamaschi del Mondo. E allora tra canti e sorrisi ecco il saluto di questi simpatici bergasiliani. Ciao!